Questa è una colonna portante della mia casa. È un batik ghanese comprato durante i miei primi 4 mesi di ricerca sul campo in quel paese. Mi piace perché le zone di colore sembrano vertebre di una colonna che piano piano si forma. Ho studiato antropologia e ho imparato come cambiano nei luoghi e nel tempo il senso della vita e la creatività umana degli uomini e delle donne che si trovano a creare una loro storia comune. E mi fa male vedere quanto alcune divengono più potenti di altre. Ho coordinato un progetto sulla percezione degli immigrati in un piccolo centro. Come strumento di ricerca, le narrazioni, storie inventate dagli stessi cittadini, quattro incipit per liberare la fantasia, quattro inizi che rappresentano i conflitti da sempre presenti nelle fiabe, Prop and his follower Doced. Anche il compito di scrivere le tracce era il mio, che ansia, mai fatto! Ma che soddisfazione e che piacere lasciare in sospeso l'immaginazione. Poi è arrivato il momento di coinvolgere la cittadinanza, l'annuncio alla radio e sui giornali locali. In poco più di 3 settimane decine di scuole hanno aderito al progetto, nonostante gli scrutini vicini. Avevo raccolto più di 900 storie e che lavorone definire una griglia di analisi, ricerca qualitativa e quantitativa. Sono stata molto costante e coinvolgente nel riuscire a stimolare il corpo insegnante, nonostante le prime mancate risposte. Mi piace fare rete e allargare possibilmente la portata di un'azione. Le mie capacità organizzative, di coordinamento del lavoro di gruppo e l'interesse ad esplorare la realtà locale, per evidenziare le trame narrative che la attraversano, aveva trovato il giusto equilibrio e realizzazione. Brava Rosanna! Certo, si tratta sempre di progetti a scadenza, ma la fantasia purtroppo non era molto distante dalla realtà e il risultato finale sembra permanere. Le storie raccolte riproducevano esattamente gli stereotipi e i pregiudizi sugli immigrati. Solo i bambini delle elementari, non ancora socializzati, hanno rappresentato lo straniero all'interno delle loro storie come un personaggio nuovo da conoscere, un compagno di giochi o il fautore di nuove scoperte. Amo raccogliere storie e mi piacerebbe crearne altre collettive per muoverci insieme in un'altra direzione. C'è tanto da fare, tanta cultura da promuovere, tanta bellezza e tanto coraggio da diffondere.